Vento, grandine, treni bloccati, soccorritori al lavoro senza sosta dopo il maltempo delle ultime ore. In Friuli Venezia Giulia, 5.000 famiglie senza elettricità. È tempo di una nuova conta dei danni. Tromba d'aria si abbatte nel Bellunese e fa cadere al suolo decine di alberi nella zona del Cadorino. Oltre un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco. Il presidente del Veneto, rivissuta una nuova vaia. Coldiretti, ci vorranno 40 anni per riavere il bosco come prima. Firmato lo stato di emergenza. Inceneritore di Spilimbergo, la regione dice no, non rispetta le condizioni di sicurezza. Forte presa di posizione dopo le perplessità di residenti e comitati sull'opera. Il consigliere di minoranza Marco Putto, il merito è dei cittadini. Per il collega di maggioranza Maur Mair, la regione ha dimostrato di saper ascoltare il territorio. Oggi ricorrono i 31 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'attentato di stampo mafioso che costò la vita al giudice Paolo Borsellino e agli uomini della scorta. Testimonianze e commemorazioni anche a Nord-Est. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in 8 mesi arrestate più di 1.300 persone con 29 latitanti assicurati alla giustizia. TGM, ben ritrovati con l'informazione di Media 24. Avete sentito i titoli della nostra edizione con il maltempo che resta in primo piano. La seconda ondata in Friuli Venezia Giulia nel giro di pochi giorni. Alberi sradicati, forte vento, 5.000 utenze senza elettricità al lavoro, vigili del fuoco e protezione civile. Segnalati anche disagi da un punto di vista legato al trasporto. Il servizio di apertura, Tania Pellegrini. Dall'afa ai temporali e dal caldo alla grandine alle bufere di vento. È tornato il maltempo in Friuli Venezia Giulia e, come preannunciato dall'allerta meteo diramata ieri pomeriggio, si è fatto sentire. Un centinaio le richieste di soccorso giunte alle sale operative dei vigili del fuoco di Pordenone e Udine. È stata quest'ultima la ex provincia più colpita dal violento temporale giunto in regione dal Trentino Alto Adige passando per il Veneto, dove ha lasciato paura e distruzione. La perturbazione, durata dalle 18.30 alle 21.30 di ieri, ha tolto l'elettricità a circa 5.000 utenze in tutta la regione ed ha impegnato 15 squadre dei vigili del fuoco supportate da pompieri provenienti da Trieste e Gorizia e da volontari di protezione civile. Tetti scoperchiati e danneggiamenti, alberi caduti lungo la viabilità, cavi dell'energia spezzati e pali della luce pericolanti sono alcune delle tipologie di intervento eseguite nelle zone di Maniago e Spilimbergo a Pordenone e nella Carnia in provincia di Udine. A Gemona del Friuli un treno con circa 150 passeggeri è stato bloccato 3 ore sui binari a causa di alberi caduti sulla locale linea ferroviaria che porta in Austria. A Trasaghis, sul Monte Quaro, un fulmine ha dato origine ad un incendio boschivo che ha impegnato il Corpo Forestale di Gemona, l'elicottero della Protezione Civile Regionale e i volontari della squadra antincendio boschivo. Il rogo è stato contenuto e non ha causato danni a cose o persone. Nel comune di Tolmezzo la frazione di Cazzaso è rimasta temporaneamente isolata per la caduta di alberi lungo le vie di accesso e di 2 tralicci del telefono. In tutte le aree colpite in queste ore si sta lavorando per il ripristino della viabilità e delle linee telefoniche ed elettriche. E anche in Veneto il maltempo si è fatto sentire, ma intanto c'è una nuova allerta gialla per forti temporali fino alle 10 di domani, giovedì. Le previsioni meteorologiche indicano fino alle prime ore di domani dunque una nuova fase di instabilità che favorirà lo sviluppo di fenomeni con rovesci e temporali sparsi dapprima nelle zone montane e pedemontane e poi anche in pianura, specie centro-orientale, a partire anche dalla serata odierna, possibili temporali localmente intensi con forti rovesci, grandinate e raffiche di vento. A proposito di raffiche di vento, strage di alberi nel Bellunese, il servizio Rosario Padovano. La nuova tragedia legata al maltempo. Sono stati più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco per la tromba d'aria che ha colpito dal tardo pomeriggio di ieri l'Agordino, il Cadore e il Comelico. Per la caduta di alberi, lo scoperchiamento di tetti e di sesti statici. È stata una piccola vaia. I vigili del fuoco hanno operato con 200 operatori del comando di Belluno, delle 6 sedi permanenti, dei 24 distaccamenti volontari e con il supporto di squadre regionali provenienti dai comandi di Treviso, Padova, Vicenza e Verona, utilizzate 7 autoscale.
aperti nella serata di martedì i COC, i centri operativi comunali, a Santo Stefano di Cadore e Calalzo. In corso in queste ore gli ultimi interventi per la messa in sicurezza delle coperture dei tetti e degli alberi pericolosi. A Calalzo un centinaio di ospiti della colonia sono stati spostati in sicurezza, sempre nella stessa struttura, per il danneggiamento delle coperture. Ancora maltempo, perché a nord-est si contano 24 tempeste di vento e grandine in un solo giorno nei vari territori. Sul fronte bellunese, dopo Vaia, ci vorranno, secondo Coldiretti, fino a 40 anni per ricreare il bosco abbattuto. 24 tempeste di vento e grandine in un solo giorno è quanto emerge dall'analisi di Coldiretti sui dati ESVD in riferimento all'allerta gialla per il maltempo che ha riguardato Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, mentre il resto d'Italia soffoca per il caldo da record. L'ultima tromba d'aria che si è abbattuta sul Cadore ha fatto cadere centinaia di alberi, come avvenne per la tempesta Vaia, tanto che ci vorranno, secondo Coldiretti, 30 o 40 anni per creare il bosco così com'era prima. La grandine ha fatto la sua parte devastando prati e pascoli, l'evento avverso più temuto in questa fase stagionale per l'agricoltura, con danni irreversibili per i raccolti. Cadute di alberi a causa del vento si sono registrati anche in Val di Fassa e in Alta Val di Fiemme in Trentino, quindi in Friuli Venezia Giulia. Molte aziende agricole sono rimaste senza corrente elettrica a causa della caduta degli alberi sulle linee. E sul tema del maltempo, il governatore del Veneto Luca Zaia ha annunciato lo stato di emergenza regionale. Abbiamo rivissuto i tempi di Vaia, anche se con dimensioni e effetti minori, ma siamo davanti ovviamente a devastazioni ancora che interessano le nostre Dolomiti, le valli del Cadore, l'Agordino, il Comelico, più di 100 interventi, 30 case scoperchiate, 10 persone che hanno subito purtroppo l'evacuazione delle loro abitazioni, e ovviamente un grande ringraziamento anche a coloro che sono intervenuti per ovviamente dare risposta ai cittadini, ovvero i vigili del fuoco, la protezione civile, il soccorso alpino e tutti i volontari, i tecnici della regione, Veneto Strade. Tanti alberi abbattuti, quindi schianti di alberi, abbiamo visto dei video peraltro che hanno dato una dimensione, danno una dimensione dell'effetto dell'energia che si è scaricata a terra. Oggi in questo momento noi abbiamo i nostri tecnici della regione che stanno facendo la conta dei danni sia sul fronte dell'agricoltura e quindi ambientale che sul fronte stradale, e ovviamente io ho già dichiarato lo stato d'emergenza, perché questo è un nuovo cataclisma che ci coinvolge e che è giusto che sia catalogato come tale, quindi l'emergenza c'è tutta fino in fondo. Chiudiamo la pagina dedicata al maltempo. C'è stato un incidente tra due auto questa mattina sulla strada statale 14 Triestina in località Montirona, Quarto d'Altino. Si è trattato di un tamponamento a scontrarsi una Fiat Idea e una Fiat Punto. Il bilancio è di due feriti trasferiti in ospedale, non in gravi condizioni. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale, che ha eseguito i rilievi di legge. Non si terrà nessuna udienza invece in Tribunale a Belluno per il conferimento dell'incarico per realizzare la consulenza tecnica cinematica sull'incidente di Santo Stefano di Cadore. Si è appreso che il pubblico ministero della Procura bellunese, titolare del procedimento penale per triplice omicidio stradale a causa dell'automobilista tedesca di 33 anni, Angelica Utter, la quale, come noto, ha travolto il piccolo Mattia Antonello, il papà Marco e la nonna materna Maria Grazia Zuin mentre camminavano sul marciapiede. Ebbene, il sostituto procuratore ha affidato la perizia al proprio consulente tecnico, l'ingegner Andrea Calzavara, nelle forme previste dall'articolo 359 del codice di procedura penale, cioè senza contraddittorio tra le parti, che quindi non possono in questa fase nominare propri periti per partecipare alle operazioni peritali. Lo hanno reso noto gli avvocati della famiglia, che si sono affidati all'avvocato Alberto Berardi del Foro di Padova e allo studio 3A. Ciò non toglie tuttavia che appena l'autorità giudiziaria ne darà l'opportunità, dicono gli avvocati dello studio 3A, l'ingegner Piacenti, consulente tecnico di parte, svolgerà per conto della parte offesa tutti gli accertamenti tecnici necessari.
Il corpo senza vita di una donna è stato trovato quest'oggi a Pantianicco, località di Mereto di Tomba, all'interno di un'abitazione situata in via Percotto 8. La vittima, Benita Gasparin, 89 anni, è stata trovata dai familiari dopo che non rispondeva alle chiamate, trovata appunto esanime, riscontrate ferite alla testa, circostanza che ha avviato le indagini da parte dei carabinieri coordinati dalla locale procura. L'addio a Massimiliano Pagnoni dopo un'attesa, ecco il via libera ai funerali dell'autista morto per infarto a Sesto a Reghina, esequie a Concordia Sagittaria. Sono stati fissati, dopo un'attesa estenuante e anche inaccettabile, i funerali di Massimiliano Pagnoni, l'uomo che la settimana scorsa ha perso la vita accostando con il suo camioncino all'area di servizio dove c'è il ristorante Al Grappolo a Sesto a Reghina. Residente a Concordia Sagittaria, originario di Prima Valle a Roma, aveva soltanto 49 anni. Lascia la moglie Laura, i figli Cristiano e due minori, il papà Enrico, la mamma Luciana e due fratelli gemelli. I funerali avranno luogo venerdì 21 luglio alle ore 16.30 alla cattedrale di Santo Stefano a Concordia Sagittaria, dove domani sera 20 luglio alle 19.30 verrà recitato il Santo Rosario. La famiglia Pagnoni e Cervesato chiede espressamente che le offerte vengano devolute all'Associazione per la ricerca delle malattie genetiche nei bambini. Soprannominato Totti per la sua grande passione per il calcio, Massimiliano Pagnoni lascia anche nell'associazionismo concordiese un vuoto grandioso, grandissimo, come d'altronde era anche lui personalmente. Furto senza scasso a Lignano Sabbiadoro è accaduto domenica scorsa nel pomeriggio tra le 15.30 e le 19 in via dei Girasoli. I ladri sono riusciti ad aprire una porta blindata di un'abitazione senza procurare alcuna effrazione. La porta non era chiusa con le mandate, probabilmente è stata aperta con facilità utilizzando la tecnica della carta di credito, secondo quanto hanno ricostruito al momento gli investigatori. I malviventi sono riusciti a portare via un orologio Rolex, anche dei gioielli in oro e diamanti, oltre a 850 euro in contanti, valore della refurtiva stimato in circa 40.000 euro. Nessuna assicurazione sugli oggetti rubati. A denunciare il fatto una donna di 60 anni, proprietaria di casa, che si è rivolta ai militari della stazione di Mortegliano, dove abitualmente risiede, per appunto sporgere denuncia, avviate le indagini. Inceneritore di Spilimbergo, la regione dice no, non rispetta le condizioni di sicurezza. Pare ormai chiuso il dibattito sull'ampliamento dell'inceneritore di Spilimbergo, per il quale la ditta gestore Ecomistral era in attesa dell'ok da parte della regione Friuli Venezia Giulia per avviare un secondo impianto. Un via libera che non arriverà, secondo quanto affermato dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Marcus Maurmair, che nelle scorse settimane, insieme all'assessore competente Fabio Scoccimarro, aveva incontrato gli amministratori locali del territorio interessato, preoccupati sulle ricadute ambientali e salutari del nuovo termovalorizzatore. Questa vicenda con buona probabilità tra non molto rimarrà solo nei ricordi, ha dichiarato Maurmair, presente lunedì sera alla riunione della seconda commissione salute di Spilimbergo. Nell'occasione il sindaco Enrico Sarcinelli, ha fatto sapere il consigliere regionale, ha manifestato la presenza di diverse incongruenze e perplessità rispetto al progetto, ma soprattutto ha informato la commissione e i presenti dell'esistenza di una condizione escludente, ovvero il mancato rispetto delle distanze dal centro abitato di Tauriano. Le abitazioni della frazione, infatti, si ereggono entro un raggio di 500 metri dal sito dove dovrebbe sorgere il nuovo impianto, ma la normativa vigente impone una distanza di almeno un chilometro. Questo nega automaticamente la prosecuzione della procedura di autorizzazione, ha concluso Maurmair. Per il consigliere di maggioranza, in queste settimane di dibattiti e incontri, l'amministrazione regionale ha dimostrato con i fatti di avere attenzione all'ecologia e alla salute della popolazione, a partire proprio dalle norme introdotte in questi anni che danno maggiori strumenti ai comuni per tutelare la salute e l'ambiente. Per il consigliere di Patto per l'Autonomia Civica, Marco Putto, invece, il plauso va ai cittadini che, grazie all'attività informativa del Comitato No Inceneritore Spilimbergo, unito all'azione politica di opposizione, ha fatto desistere la giunta regionale, inizialmente silente, sul proseguire con l'iter autorizzativo.
Per l'esponente di minoranza si tratta di un ripensamento clamoroso da parte della regione che si è giustificata in modo tardivo e poco credibile dal punto di vista politico, in quanto le condizioni escludenti erano evidenti sin dall'inizio. Ora manca solo l'ufficialità da parte della Giunta Fedriga degli uffici regionali, ma si può dire formalmente chiuso il capitolo sul doppio inceneritore a Spilimbergo. Monfalcone, il sindaco Anna Maria Cisint invita i musulmani e le comunità musulmane a non fare il bagno vestiti, addirittura anche annunciando dei provvedimenti. L'abbiamo sentita. In questo periodo mi sono giunte molte segnalazioni da parte di frequentanti delle nostre spiagge, del nostro litorale, che hanno individuato nella presenza di cittadini musulmani vestiti, completamente vestiti in spiaggia e poi anche in mare, in acqua, una problematica che deve essere affrontata. E queste persone, purtroppo, forse dimenticando che non vivono più nel loro paese, che sono ospiti di un altro paese che ha la sua storia, che ha la sua identità, che ha le sue abitudini, ma soprattutto che in un'area dove il comune in questo caso ha investito moltissimo affinché le spiagge siano belle, siano attrattive e tra l'altro frequentate in questo momento anche da 15.000 persone durante i weekend, non hanno compreso che ci deve essere un'altra modalità per vivere il litorale. Quindi entrare in acqua completamente vestiti lo riteniamo una pratica sbagliata che lede il decoro della zona, come riterremmo che la presenza in piazza di persone in costume ledesse il decoro della piazza. Abbiamo scritto alle comunità, stiamo scrivendo, suggerendo di diffondere questo tipo di notizia che per noi è inaccettabile. Stiamo lavorando su un provvedimento. Certo è che anche la presenza molto aumentata, diciamo, di donne con il volto completamente coperto, come anche l'esigenza che appunto c'è di addirittura arrivare in spiaggia, entrare in acqua con gli stessi abiti di lavoro, della spesa e poi riprendere magari l'autobus con gli stessi abiti anche bagnati, noi la riteniamo assolutamente improponibile. Ecco, stiamo lavorando su questo anche perché non ci appartiene l'accettazione passiva di tutto ciò che riteniamo sbagliato per i cittadini e per il nostro paese. 19 luglio, oggi ricorrono i 31 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'attentato di stampo mafioso che costò la vita al giudice Paolo Borsellino e agli uomini della scorta. Commemorazioni oggi in tutto il Nord-Est. Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, in 8 mesi arrestate più di 1.300 persone, assicurati alla giustizia 29 latitanti. Il senso della presenza oggi non è solo memoria, perché la memoria ha un senso e una ragione se si raccoglie quel testimone. Per questo abbiamo anche stamattina appunto partecipato al Comitato sulla sicurezza con tutti gli attori che ogni giorno a Palermo e non solo a Palermo si occupano di contrasto alle organizzazioni criminali, si occupano di lotta alla mafia, per capire cos'altro serva, che cosa il governo anche possa e debba fare per aiutare questi inquirenti straordinari, queste forze dell'ordine che negli ultimi 8 mesi hanno arrestato più di 1.300 persone, 29 latitanti sono stati assicurati alla giustizia, un lavoro straordinario che va accompagnato, sul quale io ho detto a loro e dico insomma a tutte le altre persone che di questo si occupano ogni giorno, che devono considerare il governo italiano al loro fianco in tutto. Noi siamo convinti che la battaglia contro la mafia si possa vincere. Lutto anche nel mondo del giornalismo, cordoglio per la morte di Andrea Purgatori. La prestigiosa firma si è occupata in prima battuta dell'abbattimento dell'aereo Itavia sui cieli di Ustica nel giugno del 1980, dove morirono 3 pordenonesi. È morto questa mattina a Roma in ospedale di una breve e fulminante malattia il giornalista, sceneggiatore e autore Andrea Purgatori, classe 1953. La notizia all'ANSA l'hanno data i figli Edoardo, Ludovico e Vittoria, con la famiglia rappresentata dallo
studio legale CAU. Per anni al Corriere della Sera, dove si è occupato di terrorismo, intelligence, criminalità e politica interna, si dedicò tra l'altro con grande tenacia alla strage di Ustica del 1980, dove morirono 3 cittadini di Pordenone. Autore di reportage, ha condotto con successo varie trasmissioni televisive. Docente di sceneggiatura, consigliere degli autori, è stato anche attore. Tra i suoi ultimi lavori, la partecipazione al docufilm Vatican Girl sul caso di Emanuela Orlandi. Unanime lutto a livello nazionale, ci lascia una penna, un giornalista forse scomodo, ma che le domande non le concordava. Gaetano Bonaccorso, nuovo questore di Venezia, e a seguito della nomina arrivano anche l'in bocca al lupo e le congratulazioni da parte del presidente della Camera di Commercio Venezia Rovigo, Massimo Zanon, che ha espresso le più vive felicitazioni a Gaetano Bonaccorso, appunto nuovo questore, e il suo personale ringraziamento al dottor Maurizio Masciopinto, nominato prefetto, per il lavoro svolto negli anni di servizio sul territorio veneziano. Il benvenuto, detto Zanon, al dottor Gaetano Bonaccorso, dal mondo dell'economia, dell'impresa, del lavoro e delle professioni della provincia di Venezia. Parliamo di economia perché in studio con noi c'è Corrado Secchi, che è vicepresidente di Confapi Venezia. Ben ritrovato. Grazie a voi dell'opportunità che state dando alla nostra associazione, che è Confapi Venezia, e molto lieto di avervi qui con me, presidente. Ecco, parliamo di settore metalmeccanico, facciamo un'analisi anche su come sta andando da un punto di vista congiunturale questo momento, perché gli indicatori magari possono essere a livello nazionale anche a volte un po' contraddittori, ma nel veneziano come sta andando, Secchi? Diciamo che questi ultimi 6 mesi, forse anche l'ultimo anno, la tendenza è in un aumento dei posti di lavoro, perché lo confermano anche tutti i dati, per cui siamo in aumento costante, però è un aumento che secondo me è dettato da questo PNRR, che di fatto è intervenuto dopo l'effetto del super bonus, per cui ha scatenato una molteplicità di opportunità di lavoro che abbracciano il campo edilizio e di conseguenza anche il campo metalmeccanico, per cui coinvolgendo una filiera produttiva che è molto vasta. Da ciò ne deriva che tutti soffriamo di manodopera, ma lì si apre un grande divario, che è oggi un tema molto caro al governo, col discorso di risorse umane mancanti e con la possibilità di fatto di poter usufruire al meglio di queste risorse messe a disposizione dell'Europa. Come si attrae personale, maggiormente personale? Ma il personale lo si attrae con la capacità anche di dialogo, che questo nasce anche dall'opportunità di generare nuove risorse umane mediante l'alternanza scuola-lavoro, che questa è una cosa innovativa, mediante anche la possibilità che l'imprenditore possa accedere a delle banche dati fornite dalle scuole, possa fare inserire all'interno del proprio organico numerosi lavoratori già nella fase iniziale del biennio scolastico, sì, per cui può costruire di fatto delle nuove risorse umane. Non dimentichiamoci però che esperienze anche personali, il settore industriale, per cui produttivo, porta via il 70% delle nuove risorse che vengono immesse nel mondo del lavoro. Che è un numero alto. Elevatissimo. Elevatissimo. Dal metalmeccanico all'edilizia, anche qui riusciamo a fare un focus, un trend? Diciamo che forse il metalmeccanico è ancora attrattivo, sì, per cui tutti quegli studenti che le scuole sfornano, praticamente noi abbiamo delle opportunità maggiori rispetto al comparto edile. Il comparto edile soffre innanzitutto anche per una logica dell'imprenditoria che secondo me hanno commesso degli errori quando avevano le risorse umane e non hanno pensato nei tempi di 10 anni fa, 20 anni fa, a impiegare e a generare nuove risorse umane, ma di fatto hanno sempre utilizzato quei subfornitori che oggi sono diventati piccoli imprenditori, di conseguenza nuove imprese. Ecco che l'impresa organizzata ha, sì, difficoltà a reperire nuova manodopera. Secchi, 30 secondi, che prospettive ci sono per i prossimi mesi? Ottimistiche, meno ottimistiche? Cosa secondo lei fronteggeremo, insomma? Ma
secondo me le previsioni, al di là del personale, dico proprio da un punto di vista industriale, le previsioni non sono assolutamente ottimistiche, perché comunque c'è un po' di caos a livello contrattuale. C'è un po', c'è dell'ulteriore anche difficoltà a mediare quello che è le opportunità di offrire un contratto lavorativo a delle persone, stabilizzarle, tenerle in azienda con del tempo molto più duraturo, cosa che oggi ogni imprenditore sta soffrendo. Ma per me c'è una matrice che deve rimanere tale. Il PNRR oggi ha immesso una notevole quantità di denaro che è sproporzionato alla disponibilità delle risorse umane, per cui un conto è l'industria produttiva che può acquistare dei macchinari e produrre di più, un conto è l'industria dei servizi, quale potrebbe essere la parte metalmeccanica di produzione di servizi, e la parte edilizia dove che di fatto vive di risorsa umana. Tanti soldi, ma poi manca chi materialmente fa il lavoro. Per cui dovremmo prolungare questa disponibilità di denaro e non lasciarla solo in questi frangenti di tempo che secondo me è fuori luogo. Grazie a Corrado Secchi per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie. Parlavamo di PNRR e di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per l'ospedale di Sacile è previsto un ampliamento della struttura con aumento dei posti letto e una nuova casa di comunità. Sentiamo il sindaco Carlo Spagnolo. Abbiamo concluso da poco la convocazione della Commissione Consiliare Sanità, convocata appunto per una richiesta di chiarimenti e di approfondimenti per quanto concerne il presidio ospedale del Sacile e gli interventi di tipo strutturale che l'azienda sanitaria ha in mente attraverso finanziamenti del PNRR. Un passaggio importante questo grazie alla presenza anche del direttore generale, il dottor Tonuti, dei tecnici, gli ingegneri e gli architetti, che hanno illustrato ai commissari presenti, qui con me anche l'assessore Antonella Baldo, che ha la delega specifica alla salute per il comune di Sacile, sono stati spiegati quelli che sono i progetti, le finalità e soprattutto ciò che riguarda l'ospedale e la casa di comunità che verranno realizzati proprio qui a Sacile. Un passaggio importante perché è stato un elemento di grande chiarimento questo, in particolare per che tipo di struttura fisicamente verrà realizzata e quali saranno sostanzialmente i benefici per la nostra comunità in termini di servizio su una struttura nuova che andrà sì ad essere realizzata su un'area attualmente verde, ma allo stesso modo verranno liberati spazi ed edifici oggi non più attuali e non più recuperabili attraverso i finanziamenti del PNRR, e avrà, come ci è stato illustrato, verrà compensata con una superficie liberata, una superficie poi da dedicare all'area verde, a parcheggi, ben superiore a quella, diciamo pure, sottratta con la realizzazione di questo edificio. Ma questa è solo una parte dell'incontro che si è appena concluso e che riguarda quelle che sono le prospettive. Naturalmente, come abbiamo sempre voluto e anche sollecitato l'azienda sanitaria, di implementazione, di aumento di quelli che sono anche i posti letto complessivi, un saldo positivo quindi anche per il comune di Sacile, naturalmente con l'auspicio e l'augurio che poi insieme agli spazi che verranno creati, parliamo di primo semestre 2026, i tempi sono molto stretti, e ci siano anche poi le risorse umane e professionali per far sì che i servizi vengano appieno erogati. Portogruaro, vandali distruggono le aule al piano di sopra delle scuole medie Pascoli, indagano gli agenti delle volanti della polizia. Vandali all'istituto scuole medie Giovanni Pascoli di Portogruaro, le scuole medie nella parte alta per il momento sono inagibili, ma i bidelli stanno cercando di ripristinare le aule così come le hanno lasciate gli studenti nel giugno scorso. Scritte sui muri, imbrattamenti vari, danneggiamenti alle porte e agli infissi e soprattutto, questa è la cosa più grave, la rottura di varie lavagnette LIM, le schede elettroniche che sono utili per la didattica al computer e ai supporti informatici. I danni calcolati superano i 10.000 euro. Sul posto la Polizia di Stato del reparto volanti del commissariato di Portogruaro. Questa mattina è intervenuta anche la Polizia Scientifica. Non si sospetta di nessuno, ma è chiaro che il faro è puntato in particolare su qualche baby gang. Sul posto non dovrebbero esserci telecamere se non quelle dei vigili del fuoco, che sono poste però al di là della strada.
Indagini a stretto giro di posta, c'è molto riservo, ma è chiaro che questo danneggiamento, questa intrusione offende la scuola pubblica e offende anche la città portogallese. Rimaniamo nella città dell'Emene, la comunità delle donne indiane, Sikh e Hindu provenienti dallo stato del Punjab si ritrovano il prossimo 22 luglio nel centro Santa Rita per il tradizionale incontro comunitario Mela, un appuntamento festoso riservato alle donne che per l'occasione indossano i loro abiti più belli, ascoltano musica e ballano le danze della tradizione Gidda. Non mancherà un buon assortimento di cibi tipici, lo ha reso noto l'Associazione Migranti della Venezia Orientale. Dopo il concerto, invece, anteprima di venerdì scorso, che ha registrato il tutto esaurito, il 41esimo Festival Internazionale di Musica di Porto Gruaro si appresta a inaugurare il cartellone musicale giovedì 20 luglio alle ore 21 presso la chiesa di San Biagio di Cinto Caomaggiore con il concerto violinistico del duo Berinskaya Danelon, due generazioni di violiniste, maestro e allievo nel caso specifico, che per l'occasione si uniscono per eseguire alcuni dei maggiori capolavori per duo di violini con musiche di Bach, Leclerc e anche Solima. Dunque appuntamento domani, giovedì 20 luglio. Un anno invece è trascorso dal primo incendio in Friuli Venezia Giulia a Iamiano, statale 55 d'Oberdò del Lago. E dunque che cosa fare nel caso in cui si avvisti un incendio? C'è un video promo della Protezione Civile, dura pochi secondi, guardatelo. Nella lotta contro gli incendi ogni secondo conta e abbiamo bisogno del tuo aiuto. Se vedi un incendio, chiama il numero unico 112. La nostra sicurezza dipende anche da te. Grazie per averci seguito, con questo è davvero tutto. Vi lascio alle nostre previsioni del tempo, a seguire lo speciale film d'autore in Villa Biagini in Vancic, a San Michele al Tagliamento e poi la programmazione che continua con La Parola A, condotta da Stefano Boscariol, le notizie dei colleghi nazionali di Talpress, ovviamente alle 22 il film in prima serata. Arrivederci, ci si rivede come sempre puntuali con il TGM.